Francesco Trebotti, sindaco di Narni, presente all'incendio che si è verificato nei pressi della Rocca. Qual è la situazione e cosa intendete fare? situazione è fortunatamente sotto controllo, anche perché Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, ARCI di Narni sono intervenuti repentinamente nei due punti in cui si è sviluppato l'incendio, uno al Parco Robinson e uno alla strada sotto la Rocca. C'è stato anche un terzo punto che i cittadini hanno prontamente spento all'imbocco di Via della Luna, quindi questo lascia presupporre che ci sia stata la mano delinquenziale di qualcuno che ha appiccato in contemporanea questi tre focolai. Quello più complicato è stato questo della Rocca, ma adesso la situazione è sotto controllo. Adesso vedremo anche attraverso l'ausilio delle telecamere che sono nella zona di capire intorno a quell'orario in cui si è sviluppato il fuoco, un pochettino prima, se ci sono elementi che possono aiutarci ad individuare il responsabile, perché mi sembra abbastanza chiaro che il responsabile c'è. Questa azione poteva avere effetti molto, conseguenze molto pesanti, molto gravi, fortunatamente scongiurate, quantomeno. Sì, perché la mia preoccupazione appena venuto a conoscenza del fatto e quando sono arrivato è che il fuoco si sviluppasse attraversando la strada nel versante basso di Narni, quindi verso l'ospedale, eccetera. Fortunatamente il vento ha tirato verso l'alto e quindi l'incendio si è mantenuto sul versante rocca. È chiaro che alcune strutture sono state danneggiate, staccionate, eccetera, e anche un po' di illuminazione pubblica. Però il danno tutto sommato è stato contenuto, poteva essere peggio se il vento spirava dall'altra parte, così come è avvenuto l'altra volta nel precedente incendio, perché veniamo da un incendio anche più complicato di 20 giorni fa, e quindi sì, poteva avere conseguenze gravi come tutti gli incendi, come tutti questi eventi che penso non sono causati dalla natura, che fortunatamente è amica, ma dalla mano dell'uomo.